Ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti e ai nuovi visualizzatori. Oggi voglio parlarvi dei prodotti che non mi sono piaciuti assolutamente in questo 2016, nello scorso 2016. Prima di dirvi ciò voglio ricordarvi di aggiungermi su Instagram, mi trovate come Rossi Makeup perché pubblico tantissime foto, tantissimi aggiornamenti e novità. E di votare questo video per sostenere il mio canale, almeno per farmi sapere se vi piace o no questa tipologia di video. Quindi con un mi piace o non mi piace, benissimo. Adesso andiamo a vedere cosa non mi è piaciuto. Allora, i prodotti non sono tantissimi. Ci sono dei prodotti che ho acquistato io, altri prodotti che mi hanno inviato le aziende, le marche che comunque uso, perché io sono dell'idea che non esiste la marca top eccellente, nel senso non esiste una marca al mondo dove tutti i prodotti sono fantastici. Ci sono dei prodotti veramente ottimi e degli altri secondo me pessimi, o comunque con cui non mi sono trovata bene io. E devo anche dire che i prodotti in realtà sono pochi, perché faccio fatica a trovare dei prodotti proprio flop, che proprio non mi sono piaciuti. E in realtà poi, andando a vedere quali prodotti ho scelto, mi ritrovo a capire che i prodotti che ho scelto come flop sono dei prodotti in cui nutrivo delle aspettative. Ma nutrivo delle aspettative perché? Magari perché, non so, Clio, le youtubers ne parlano benissimo, sono delle marche super costose, dei prodotti di cui sento parlare benissimo, ma veramente da anni su YouTube, e che dico, ma come cavolo è possibile che questo prodotto fa veramente schifo, diciamo così, almeno a me non è piaciuto proprio, e loro ne parlano benissimo. Ovviamente il tutto è soggettivo, però ci sono alcune caratteristiche come la durata di un prodotto che in genere sono abbastanza oggettivi. Comunque, diciamo che questi prodotti che non mi sono piaciuti, in genere non mi sono piaciuti perché nutrivo delle aspettative molto forti nei loro confronti, molto alte nei loro confronti. E c'è da dire anche che spesso i prodotti che metto come flop sono quei prodotti in cui ripongo un'aspettativa alta, anche perché costano di più. Costerò di più e mi aspetto che il prodotto sia valido. Comunque basta chiacchiere e iniziamo subito con i prodotti che non mi sono piaciuti. Allora, uno di questi prodotti in cui vi dicevo che riponevo tantissime aspettative è questo, la tinta labbra della Yves Saint Laurent. L'ho comprata in due tonalità, la tonalità fucsia e rossa. È una tinta labbra di cui parlano benissimo, cioè Clio parla di queste tinte labbra stra bene da anni. Io pensavo wow, perché diceva che sono delle tinte labbra comunque morbide sulle labbra, ma che durano tantissimo. Allora, il colore è fantastico, lo devo ammettere, sono dei colori fenomenali, l'effetto è bellissimo, sempre però effetto lucida labbra. Ma la cosa che non mi è piaciuta assolutamente è quella su cui riponevo tutte le mie aspettative, perché tutti ne parlavano strabene, è vero, la durata, una tinta labbra dovrebbe durare, non so, tantissime ore, ma questa veramente non mi dura niente, mangio e me la ritrovo ovunque. Sì, le labbra mi rimangono leggermente fucsia, ma grazie, con tutti i rossetti, se uso rossetto super fucsia, anche quando mi si toglie, le labbra sono un pochino tinte, ma non è di certo la tinta, non è di certo lo scopo di questo, l'obiettivo di questa tinta labbra. Quindi proprio devo dire che non mi è piaciuta, non so come mai, perché mi va via subito e si diffonde ovunque, quindi super bocciata. Il prodotto che non mi è piaciuto è questo, è una crema per le mani, la Burt's Bees al miele. È uno dei prodotti, l'ho comprata su Ecoverde, è uno dei prodotti più votati, diciamo, a me proprio mi ha fatto schifo. Vabbè, diciamo, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché lascia le mani ma appiccicose, cioè capite quando una crema lascia le mani appiccicose? Io penso, vabbè, sì, appiccicose, nel senso che non puoi toccare niente per un po' perché magari sono fatte di crema, invece no, questo le lascia proprio appiccicose, proprio come se avesse il miele nelle mani, e questa cosa mi dà fastidio. Dopodiché, dopo, quando sparisce questa sensazione di appiccicoticcio intensa, sento proprio, non so, una sensazione strana sulle mani e poi non me le sento particolarmente idratate. Comunque proprio bocciato. Altro prodotto che boccio è un eyeliner, questo è della Pupa, quindi me l'hanno inviato loro per provarlo, ed è il Vamp Waterproof in crema, liquido. Quindi il classico eyeliner liquido. Perché non mi è piaciuto? Perché mi brucia l'occhio. Quindi bocciato. Spesso mi capita con gli eyeliner liquidi, però mi aspettavo dalla Pupa che non mi bruciasse l'occhio, invece purtroppo mi brucia. E poi, oltre a bruciarmi l'occhio, dopo un po' diventa tipo si sgretola a pezzetti, quindi pessimo.
Altro prodotto che non mi è piaciuto è questo, ed è la spugnetta della Primark, la beauty blender della Primark, è veramente una schifezza, nel senso che costa il prezzo che vale. Costa poco, ma non... allora, in genere le spugnette di questo tipo vetto, quando si mettono sotto l'acqua diventano molto molto grosse, e poi stendendo comunque sistema del fondotinta con queste spugnette si ha un effetto di pelle splendida, cioè il fondotinta si va a uniformare ma veramente molto molto bene. Con questo non succede niente, nel senso che la metto sotto l'acqua e non diventa grossa, non si impregna di acqua come fa la beauty blender, e quindi non c'è nessun effetto in realtà sulla pelle. Altro prodotto che non mi è piaciuto è lo struccante occhi della Pupa Delicato, perché penso che sui miei occhi non è assolutamente delicato, perché mi brucia anche questo. Non mi è piaciuto sempre, visto che siamo sulla linea Pupa, il detergente per i pennelli senza risciacquo, il brush cleanser. Per favore, ditemi se conoscete un detergente a secco, come questi spruzzini qui, che pulisca bene i pennelli, che non sia quello della MAC, perché con quello della MAC mi trovo benissimo, ma costa tantissimo. Ne vorrei uno un pochino più economico, anche perché i pennelli tutti i giorni li lavo, e in genere a scuola di trucco usavo l'avio, ma non mi sembra proprio una sostanza proprio super salutare, ecco, non fa proprio bene secondo me respirare l'avio, anche perché c'è scritto dietro rischio cancerogeno, quindi ancora peggio. E quello della Pupa, della MAC, costa tanto, e questo della Pupa in realtà non mi è piaciuto tanti granché, perché pulisce veramente poco, secondo me non pulisce bene. Altro prodotto che non mi è piaciuto, questa volta della Neve Cosmetics, sempre me l'hanno inviato loro, infatti me l'hanno inviato sempre loro, infatti non me ne avete mai sentito parlare, non ho fatto nemmeno una recensione perché non mi hanno proprio inteso entusiasmato. In genere se un prodotto non mi entusiasma è strano che io faccia una recensione apposita negativa, in genere faccio le recensioni delle cose che mi piacciono, sia che me le inviano le aziende sia che le compri. Ed è Neve Cosmetics Vernissage Natural Gloss, i nuovi gloss che sono usciti nel 2016. Non mi sono piaciuti, sono tipo dei rossetti liquidi, ma la cosa strana è che rimangono tipo a chiazze sulle labbra, non si stendono uniformemente, sono appiccicosi, non mi sembra che la durata sia eccessa. Sì, è un prodotto naturale, però secondo me con questa linea qui hanno un po' toppato, e anche l'effetto vernice, diciamo, effetto specchio, non mi piace particolarmente, forse sempre perché non sono tanto uniformi. Prodottino che non mi è piaciuto, questo forse ve ne avevo già parlato, non mi ricordo, in realtà ce l'ho da un po', però volevo metterlo perché è sempre della MAC, uno si aspetta dalla MAC chissà che cosa, e poi ne parlano anche bene, ma invece a me non è piaciuto. Ed è la cipria Mineral Skin Finish Medium Golden, è una cipria per il viso, non mi è piaciuta assolutamente perché mette in risalto tutti i pori della pelle, i pori dilatati, le imperfezioni, poi fa lucidare la pelle, veramente bocciata. E infine, gli ultimi due prodotti che non mi sono piaciuti, mettiamo un Ni, che è questo, è sempre della MAC, il Prolongwear Paint Pot in pentoli, non per il colore, neanche per, diciamo, la resa, non per il colore, ma perché io ho chiesto alla MAC, voi come sia la MAC, cosa usate come primer? Come primer mi aspetto un prodotto che metto sotto il trucco, quindi sotto l'ombretto, prima di mettere l'ombretto, e mi fa durare l'ombretto per tutto il giorno. Quindi è un prodotto fissante, preventivo, diciamo, come può essere l'Urban Decay Premier Potion. Comunque mi trovo benissimo perché lo metto la mattina, metto il prodotto, metto il primer di Urban Decay, metto il mio ombretto, e la sera ancora l'ombretto, ed è fantastico. Loro usano questo, ma in realtà a me non è piaciuto. Perché? Perché va sia a uniformare la palpebra, e questo va bene perché mi toglie le piccole discromie, come se fosse un ombretto in crema color pelle. Solo che in realtà l'ombretto dura un pochino di più rispetto a non mettere niente, ma non dura tante ore perché dopo un po' l'ombretto va via. Quindi non capisco come facciano a usarlo come primer, soprattutto se lo usano sulle spose, perché veramente l'effetto è pessimo. E poi quando lo metto è un po' secchino, lascia la palpebra un po' secca, insomma non mi piace granché. Ultimo prodotto, una crema per il viso dell'Avène, la Clinance Expert per pelli acneiche, a tendenza acneica. E diciamo un'emulsione, una crema per pelli leggermente acneiche.
La farmacista mi ha voluto dare queste, in realtà uso delle creme un pochino più potenti. In realtà non mi fa niente, è come se fosse acqua fresca, nel senso che non ho visto particolari vantaggi, nel senso che in genere quando metto una crema che compro in farmacia proprio per i brufoli, effettivamente funzionano, nel senso che le metto tutti i giorni, mattina e sera, solo la mattina e la sera ne metto un'altra e mi tolgono i brufoli. Questa proprio non ha fatto un tubo, quindi forse è troppo leggera per me, ma non ha molto senso perché io non è che ho un'acne pesante, ogni tanto qualche brufoletto, soprattutto se non curo la pelle. E in genere quando metto le creme poi ho una bella pelle, con questa proprio una pelle schifosa avevo, o una pelle schifosa ho continuato ad avere. Fatemi sapere i vostri flop nei commenti, così possiamo confrontarci e facciamo e non compriamo schifezze, diciamo così. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di votare il video con un mi piace o un non mi piace e lasciatemi i vostri commenti e venitemi a trovare su Instagram come Rossy May, sono Rossy Makeup, ci vediamo alla prossima, ciao!